Andavo a ballare a Centerville e giocavo a carte a Winchester. Una volta ci scambiammo i cavalieri al ritorno in carrozza, sotto la luna di giugno. E così conobbi Davis. Ci sposammo e vivemmo insieme 70 anni, divertendoci, lavorando, crescendo 12 figli, 8 dei quali ci morirono prima che arrivassi a 60 anni. Filavo, tessevo, tenevo in ordine la casa, assistevo i malati, curavo il giardino e alla festa. Andavo a zonzo per i campi dove cantavano le allodole e lungo lo spoon, raccogliendo molte conchiglie e molti fiori ed erbe medicinali, gridando alle colline boscose, cantando alle verdi vallate. A 96 anni avevo vissuto abbastanza, ecco tutto. E passai a un dolce riposo. Cos'è questa storia di dolori e stanchezza e ira, scontento e speranze cadute? Figli e figlie degeneri, la vita è troppo forte per voi. Ci vuole vita per amare la vita. Avevo da poco 21 anni. E Harry Phipps, il sovrintendente della Sunday School, fece un discorso al teatro Bindle. «L'onore della bandiera va tenuto alto», disse, «sia che venga assalita da una tribù di barbari Tagalog o dalla potenza più grande d'Europa». E noi acclamammo. Acclamammo il discorso e la bandiera che lui sventolava, parlando. Così andai alla guerra, a dispetto di mio padre, e seguì la bandiera finché la vidi issata sul nostro campo nella risaia vicino a Manila. E tutti noi acclamammo, e acclamammo. Ma c'erano mosche, e cose velenose, e c'era l'acqua pestifera, il caldo crudele, e il cibo nauseante e putrido, e il tanfo della trincea proprio dietro le tende, dove i soldati si andavano a vuotare. E c'erano le puttane, che ci venivano dietro, piene di sifilide, e atti bestiali, fra noi o da soli, e prepotenza, odio, abbruttimento, e giorni di disgusto e notti di paura, fino all'ora dell'assalto tra i vapori della palude, seguendo la bandiera, finché caddi, con un grido e un buco nelle budella. Adesso c'è una bandiera sopra di me a Spoon River. Una bandiera. Una bandiera. Tante volte mi chiedevano, mentre mi offrivano vino o birra, prima a Peoria, e poi a Chicago, Denver, Frisco, New York, dappertutto, perché facessi la vita e come avevo cominciato. Beh, dicevo, un abito di seta e l'offerta di matrimonio di un ricco. Era Lucio Satterton. Ma non era vero niente. Mettiamo che un ragazzo rubi una mela dalla cassetta sul banco del droghiere e tutti comincino a dirgli ladro. Il giornalista, il prete, il giudice, tutti quanti. Ladro, 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 dovunque vada e non trova lavoro e non mangia se non ruba. Allora il ragazzo ruba. È come la gente vede il furto della mela che fa il ragazzo ladro. Dissi, quando mi consegnarono il diploma, dissi a me stesso sarò buono e saggio, forte e generoso col prossimo. Dissi porterò la fede cristiana nella pratica della medicina. Ma non so come. Il mondo e gli altri medici sentono subito cosa hai in mente quando prendi questa eroica decisione. E va a finire che ti prendono per fame. Verranno da te solo i poveri. E ti accorgi troppo tardi che fare il medico è solo un modo per guadagnarsi da vivere. E quando sei povero e devi tirare avanti la fede cristiana e la moglie e i figli, tutti sulle tue spalle, è troppo. Ecco perché fabbricai l'elisir di giovinezza, per cui finii in prigione a Peoria.
marchiato come truffatore ed imbroglione dall'integerrimo giudice federale. Ero una giovane contadina tedesca, occhi azzurri, rosea, felice e forte. Il mio primo lavoro fu da Thomas Green. Un giorno d'estate che lei non c'era, lui si infilò in cucina e mi prese tra le braccia e mi baciò sulla gola mentre scostavo il viso. Poi nessuno di noi sembrò accorgersi di quanto accadeva. E piansi per quel che sarebbe stato di me. E piansi ancor più quando si cominciò a vedere il mio segreto. Un giorno la signora Green disse che sapeva e non mi avrebbe fatto storie, e non avendo figli l'avrebbe adottato. Per tenerla buona lui le aveva regalato una fattoria. Così si chiuse in casa e sparse la voce come se fosse successo a lei. E tutto andò bene e nacque il bambino. Furono tanto buoni con me. Più tardi sposai Gus Berman e gli anni passarono. Ma a un comizio, quando gli altri credevano che mi commuovessi per l'oratoria di Hamilton Green, si sbagliavano. No, avrei voluto dire: quello è mio figlio, quello è mio figlio. Insomma, la cosa andò così. Con la sua eredità comprammo la terra. E fratelli e sorelle lo accusarono d'aver avvelenato l'animo del padre contro di loro. E con tutta la nostra ricchezza non avemmo più pace. La moria colpì il bestiame, il raccolto andò a male, un fulmine si abbatté sul granaio. Così ipotecammo la terra per tirare avanti. E lui divenne taciturno e sempre preoccupato. Poi i vicini non ci rivolsero più la parola e si misero dalla parte dei fratelli e delle sorelle. E io non sapevo dove voltarmi. Non è come da giovani che uno dice: non importa, ne ho altri di amici, oppure mi passerà con un viaggetto a Decatur. Poi i miasmi più tremendi infestarono le stanze. Allora incendiai i letti e la vecchia bicocca divampò in un boato di fiamme. E intanto, agitando le braccia, ballavo nel cortile e lui piangeva come un vitello all'addiaccio. Mi amava, come mi amava. Non ebbi via di scampo dal primo giorno che mi vide, ma poi quando fummo sposati pensai che poteva anche morire e lasciarmi libero, o magari divorziare. Ma poche muoiono, nessuna rinuncia. Allora scappai via e me la spassai per un anno, ma lei non si lamentò mai. Diceva che tutto si sarebbe risolto, che sarei tornato, e tornai. Le raccontai che mentre facevo un giro in barca, ero stato catturato dalle parti di Van Buren Street dai pirati del lago Michigan e tenuto in catene, così non avevo potuto scriverle. Lei pianse e mi baciò e disse che era crudele, vergognoso, disumano. Allora mi convinsi che il nostro matrimonio era una grazia del cielo e non poteva essere sciolto se non dalla morte. Avevo ragione. Quasi una larva di donna dopo il coltello del chirurgo e quasi un anno per recuperare le forze, finché all'alba di 10 anni di matrimonio mi ritrovai quasi la stessa. Passeggiammo insieme nel bosco per un silenzioso sentiero di muschio ed erba, ma non potevo guardarti negli occhi e tu non potevi guardare nei miei, tale era il nostro dolore. I tuoi primi capelli grigi e io solo la larva di me stessa. E di che parlammo? Del cielo e dell'acqua, di tutto si può dire per nascondere i nostri pensieri. Poi il tuo dono di rose selvatiche, messe sul tavolo per dare grazie alla nostra cena. Povero caro, con che coraggio lottavi per illuderti di vivere la memoria di un'estasi. Poi il mio animo si intristì al calar della notte
e tu mi lasciasti sola nella stanza per un attimo, come il giorno delle nozze, povero caro. Allora guardai nello specchio e qualcosa mi disse: si dovrebbe essere morti del tutto quando si è morti a metà, e non beffare la vita né truffare l'amore. E lo feci, guardando là, nello specchio. Caro, hai mai capito? Gli scrissi una lettera, chiedendogli in nome del passato di congedare dall'esercito mio figlio malato, ma forse non la ricevette. Allora andai in città e gli feci scrivere una lettera da James Garber, che scriveva tanto bene, ma forse andò smarrita nella posta. Allora feci tutto il viaggio sino a Washington. Mi ci volle più di un'ora per trovare la Casa Bianca. E quando la trovai, mi mandarono via, trattenendo un sorriso. Allora pensai, beh, si capisce, lui non è più quello che stava a pensione da me, e lui e mio marito lavoravano insieme, tutti lo chiamavano Abe Lajuamenar. Alla fine mi rivolsi a una guardia e dissi: per favore, gli dica che la vecchia zia Anna Armstrong dell'Illinois gli vuole parlare del figlio malato che è sotto le armi. Beh, dopo un attimo mi fecero passare, e quando mi vide scoppiò a ridere e mollò i suoi affari di presidente e scrisse di suo pugno il congedo per Doug, e intanto parlava dei vecchi tempi e raccontava storielle. Volevo andare all'università, ma la ricca zia Persis non volle aiutarmi. Allora curai i giardini e rastrellai i prati, e coi risparmi mi comprai i libri da John Holden e sgobbai per sopravvivere. Volevo sposare Delia Prickett, ma come fare con quel che guadagnavo? E c'era la zia Persis coi suoi 70 anni sonati, che stava su una sedia a rotelle più di là che di qua, la gola così paralizzata che quando inghiottiva la minestra le colava dalla bocca come a un'anatra. Ancora una ghiottona che investiva i suoi introiti in ipoteche e si affannava tutto il tempo tra conti, affitti e incartamenti. Quel giorno segavo legna per lei e intanto leggevo Proudhon. Rientrai a prendere un bicchiere d'acqua e lei era lì, che dormiva sulla sedia, e Proudhon era sul tavolo e sul libro una boccetta di cloroformio. Lei lo usava a volte per il mal di denti. Versai il cloroformio in un fazzoletto e glielo tenni sul naso finché morì. Oh, Delia, Delia, tu e Proudhon avete tenuto ferma la mia mano, e il coroner disse che era morta per collasso cardiaco. Sposai Delia, mi presi i soldi. Te l'ho fatta, eh? Spoon River. Il reverendo Willie mi sconsigliò di divorziare per il bene dei figli, e il giudice Somers fece lo stesso con lui. Tirammo avanti fino alla fine del sentiero, ma due figli davano ragione a lui e due davano ragione a me, e i due che tenevano per lui accusavano me, e i due che tenevano per me accusavano lui, e in ogni caso soffrivano. E tutti erano tormentati dalla colpa d'aver giudicato, e con l'animo angosciato perché non potevano ammirare ugualmente lui e me. Un giardiniere sa che le piante cresciute in cantina o sotto una pietra sono contorte, gialle e stentate, e nessuna madre farebbe succhiare al suo bimbo latte malato dal seno. Ma giudici e predicatori consigliano di allevare le anime dove non c'è sole, ma soltanto penombra, non calore, ma solo umido e freddo. Giudici e predicatori. Io ero la modista, chiacchierata, calunniata, la madre di Dora, la cui strana sparizione fu attribuita all'educazione ricevuta. Il mio occhio sensibile al bello vedeva molto al di là di nastri e fibbie e piume e paglie di Firenze e feltri,
che danno risalto a un bel viso e a una chioma bruna o bionda. Vi voglio dire una cosa e domandarvene un'altra. Le ladre di mariti si mettono cipria e fronzoli e cappelli alla moda. Mogli, metteteli anche voi. Un cappello può provocare un divorzio, ma anche evitarlo. E ora ditemi, se tutti i bimbi nati qui a Spoon River fossero stati educati dalla contea, in una fattoria, e padri e madri fossero stati liberi di vivere e godersela, cambiando compagno a piacere, credete che Spoon River sarebbe peggio di così? Mi ingrassai lo spirito nutrendomi delle anime degli uomini. Se vedevo un'anima forte, ne ferivo l'orgoglio e ne divoravo la forza. I rifugi dell'amicizia sapevano la mia astuzia, perché se potevo rubare un amico, lo facevo. E dovunque c'era da allargare il mio potere minando un'ambizione, lo facevo per lusingare la mia. E il trionfo sulle altre anime, solo per affermare e provare la mia forza superiore, era per me un piacere, l'acuta esaltazione della ginnastica dell'anima. Divorando anime avrei dovuto vivere in eterno. Ma i loro avanzi indigesti mi causarono una nefrite mortale, di paura, angoscia, avvilimento, odio, sospetto, allucinazioni. Alla fine crollai, con un urlo. Guardate la ghianda. Non divora le altre ghiande. Maurice, non piangere. Non sono qui sotto il pino. L'aria mite della primavera sussurra nell'erba dolce. Le stelle scintillano. Il caprimulgo chiama. Ma tu ti rattristi, mentre la mia anima è rapita nel nirvana beato della luce eterna. Va da quell'anima gentile di mio marito, che rimugina su quello che lui chiama il nostro colpevole amore. Digli che il mio amore per te, non meno del mio amore per lui, ha forgiato il mio destino, che attraverso la carne ho raggiunto lo spirito, e attraverso lo spirito, pace. Non ci sono matrimoni in cielo. Ma c'è amore. Saper vedere ogni aspetto d'ogni problema, dar ragione a tutti, essere tutto, non essere nulla a lungo, pervertire la verità, strumentalizzarla, sfruttare i grandi sentimenti e le passioni della famiglia umana per bassi scopi, per fini astuti. Indossare una maschera come gli attori greci, il tuo quotidiano di 8 pagine dietro cui ti nascondi, strillando nel megafono dei caratteri cubitali. Sono io il gigante. E quindi vivere anche la vita di un ladruncolo, avvelenato dalle parole anonime di un'amica segreta. Per danaro, insabbiare uno scandalo o divulgarlo ai 4 venti per vendetta o per vendere il giornale. Distruggendo reputazioni o corpi, se necessario, vincere a ogni costo, salvo la vita. Gloriarsi di un potere demoniaco, minare la civiltà, come un ragazzo paranoico mette un tronco sulle rotaie e fa deragliare il rapido. Essere un direttore, come ero io. Poi giacere qui. Accanto al fiume, sopra il punto dove scorre la fogna del villaggio, e scaricano barattoli vuoti e immondizie e nascondono gli aborti. Ero la figlia di Lambert Hutchins, nata in una casetta vicino al mulino, cresciuta nella villa sulla collina, con le guglie, le verande e il tetto di ardesia. Com'era fiera della villa mia madre, com'era fiera del successo di mio padre, e come mio padre ci amava e curava e si preoccupava della nostra felicità. Ma credo che la casa sia stata una maledizione, perché il patrimonio di mio padre era tutto lì. E quando mio marito si accorse d'aver sposato una ragazza che in fondo era povera, mi rinfacciò quelle guglie e disse che la casa era una truffa, un'esca ingannevole per giovanotti, che alimentava la speranza di una dote che poi non c'era.
E un uomo che si vende il voto dovrebbe ricavare abbastanza dal tradimento del popolo da sistemare tutta la famiglia. Mi rovinò l'esistenza finché me ne tornai a casa e vissi da vecchia zitella fino alla morte, facendo la domestica a mio padre. I miei genitori pensavano che sarei diventato grande come Edison, o più grande, perché da ragazzo costruivo palloni e aquiloni meravigliosi, e giocattoli a molla, e piccole locomotive che correvano su rotaie, e telefoni di barattoli e filo. Suonavo la cornetta e dipingevo, modellavo la creta e recitai la parte del cattivo in Octoroon. Ma poi a 21 anni mi sposai e dovevo vivere, e così, per vivere, imparai il mestiere dell'orologiaio e avevo una gioielleria in piazza e pensavo non agli affari, ma alla macchina che progettavo di costruire. E tutta Spoon River aspettava impaziente di vederla in funzione, ma non funzionò mai. E qualche anima buona pensò che il mio genio fosse in qualche modo impedito dal negozio. Non era vero. La verità era questa. Non ero un genio. Sì, sono qui, accanto a uno stento cespuglio di rose, in un luogo negletto, vicino alla palizzata, dove la macchia del bosco di Siver si insinua e cresce, qua e là. E tu? Tu sei una persona importante a New York, la moglie di un miliardario famoso, un nome sulle pagine mondane, bella, ammirata, forse ingrandita dal miraggio della distanza. Tu hai avuto successo. Io sono fallita agli occhi del mondo. Tu sei viva. Io sono morta. Eppure so di avere soggiogato il tuo spirito. E so che giacendo qui, lontana da te, ignota ai tuoi amici famosi del mondo brillante in cui vivi, ho un potere invincibile sulla tua vita che la deruba di un trionfo completo. La terra emana una vibrazione, là nel tuo cuore, e quello sei tu. E se la gente scopre che sai suonare, ebbene suonare ti tocca per tutta la vita. Che cosa vedi? Un raccolto di trifoglio? O un prato da attraversare per arrivare al fiume? Il vento è nel Gran Turco? Tu ti freghi le mani per i buoi ora pronti per il mercato? Oppure senti il fruscio delle gonne, come le ragazze quando ballano nel boschetto? Per Cuny Potter una colonna di polvere o un vortice di foglie significavano disastrosa siccità. Per me somigliavano a Sammy Testarossa che danzava al motivo di Tura Lur. Come potevo coltivare i miei 40 acri, per non parlare di acquistarne altri con una ridda di corni, fagotti e ottavini, agitata nella mia testa da corvi e petti rossi e il cigolio di un mulino a vento? E io non iniziai mai ad arare in vita mia senza che qualcuno si fermasse per strada e mi portasse via per un ballo o un picnic. Finì con 40 acri, finì con una viola rotta e una risata spezzata, e mille ricordi e nemmeno un rimpianto.